Senta, un'ultima domanda è questa: c'è stato un giallo con i monarchici che hanno detto di averla conosciuta e che lei sia un monarchico e che anche i suoi genitori lo fossero. Lei ha rapporti con i monarchici che li hanno avuti i suoi genitori, che lei sappia? Allora, che lei sappia, se non sapessi i rapporti che nel tempo i miei genitori hanno avuto con l'ideale monarchico, tutto. Avrei dei problemi, anche perché mi sarei dovuto porre delle domande sul senso del mio nome, sul fatto che il mio album di fotografie da bambino si apre con una lettera proveniente da Cascais, dove si comunica le felicitazioni di Umberto di Savoia per il nome che mi era stato dato e per la mia nascita. I miei genitori si sono conosciuti, ma parliamo veramente di tantissimi anni fa, quindi nel 1957, all'Unione Monarchica Italiana, anzi alla Gioventù Monarchica Italiana, circostanza che già a loro appariva in parte anacronistica. E lei invece? Detto, il mio nome mi è stato dato per queste ragioni, io ho mantenuto... mi scusi, un'ultima parentesi, mio padre è stato seppellito con un mazzo di rose proveniente da Cascais, da Umberto di Savoia, e questo è dimostrazione di un legame di affetto, tra virgolette, che è durato per tutta la vita di mio padre. Io ho partecipato a delle iniziative umanistiche benefiche anche per conto di associazioni che originariamente nascevano dalla tradizione monarchica, ma che oggi di monarchico non hanno più niente. Quindi il fatto che dicano la conosciamo, oppure lei vuole l'appoggio dei monarchici, o non le interessa niente? Sa che è divertentissimo, perché mentre i monarchici mi appoggiano, i repubblicani mi appoggiano. Quindi lei sta creando un mostro. Una realtà meravigliosa che però, guardi, mi sembra che esistano realtà monarchiche, anzi monarchie, in paesi di tradizione e di espressioni di una sinistra riformista, niente male. Va bene, intanto la ringrazio, buona giornata, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. All'avvocato Umberto Ambrosoli, adesso...